Buonasera ragazzi, siamo qua a Cremona per la terz'ultima gara del campionato del Cat Sport Circuit. È stata una gara grigia perché dopo il bel quarto posto fatto vedere in qualifica Viverone e il bel passo tenuto durante tutta la gara scorsa, pensavo comunque di arrivare un po' più in alto rispetto a dove sono arrivato oggi in gara. Cosa c'è da migliorare? A quanto pare c'è da migliorare la scorrevolezza della mia guida, che si porta dietro qualche strascico dalla guida dell'automobile, che è completamente diversa da quella che si dovrebbe utilizzare per i kart che abbiamo noi. E probabilmente c'è anche forse qualche problemuccio di motore, ovvero che faccio fatica ad avere della velocità massima. Comunque, com'è andata la gara? Ci qualifichiamo settimi, andando a girare però con un assetto da umido barra bagnato, perché quando siamo arrivati in pista stamattina la pista era leggermente umida ancora e presentava qualche pozzanghera. Però pian piano che le altre categorie ci giravano la pista si asciugava, quindi diciamo che l'assetto non era ottimale per la qualifica, e ci qualifichiamo settimi. Arriviamo settimi anche in gara 1, nonostante io abbia effettuato qualche sorpasso e le posizioni guadagnate però le abbiamo perse subito dopo a causa di un passo non adeguato per mantenere la quinta posizione. E stessa cosa in gara 2, perché partiamo, recuperiamo 3 posizioni subito al via, quindi eravamo quarti, poi dopo mezzo giro abbiamo perso altre posizioni che ci hanno fatto retrocedere nuovamente in seconda posizione. Questo risultato comunque mi aiuta a fare un passettino più avanti nella classifica globale del campionato, ed è un aspetto positivo per noi, siamo adesso settimi su 23, e comunque adesso torniamo a casa, vediamo di riorganizzarci per la prossima gara ad Ottobiano. Io nel frattempo ringrazio la scuderia ABS Sport che continua a supportarmi durante tutto il campionato, gli sponsor Evotech ed Evomec che mi danno una mano per quanto riguarda il campionato. Vi ringrazio e vi saluto e vi do appuntamento tra 2 settimane all'autodromo di Ottobiano. Right.